Pino Scalzo, vice sindaco del comune di Cicala. Siamo qua a Soveria per la prima fiera dell'agricoltura e dell'artigianato organizzata dall'Istituto Costanzo nei locali della scuola agraria. Sì, e buongiorno, grazie. È stata una bellissima manifestazione, un'opportunità che veramente merita un'attenzione particolare, anche perché il nostro territorio ha veramente goduto di questa eccellenza. Ancora oggi e anche per il prossimo futuro, visto il progetto che hanno illustrato, sarà una scuola proprio del futuro che va a rafforzare questo nostro territorio, che purtroppo ultimamente è martoriato da persone che vanno fuori, che si allontanano, e quindi anche come attività economica noi ne possiamo gioire. Io sono stato anche un ex alunno e ne sono orgoglioso, perché ho fatto la scuola qua nell'anno 82-87, ci siamo diplomati, e Cicala è a 21 km ed è una bellissima realtà. Quindi ringrazio tutti, una manifestazione grandissima, veramente degna di merito, di stima di chi l'ha organizzata, degli ingegneri di questa equipe fantastico che è stato scelto da questo concorso, che ho visto che non è stato facile averlo. E un'attenzione ai ragazzi, perché si devono avvicinare di più alle istituzioni e alla scuola, perché questa scuola, soprattutto con questo enorme dispendio di economie che stanno ad essere da qua a poco tempo realizzate, si devono avvicinare anche con i progetti di lavoro, perché è importantissimo. Non bisogna fare solo la struttura grossa e poi non dare il dopo, anche perché c'è una struttura bellissima qual è l'azienda, quindi possono nascere anche aziende, società cooperative a supporto della scuola del futuro. Quindi un grazie a voi per l'opportunità e un augurio che il tutto vada avanti. Noi come amministratori locali ci impegniamo tantissimo, anche perché Soveria è stata e sarà sempre il fulcro di questo nostro comprensorio del Trementino. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.